Camminavo e un giorno ho saputo che questo quartiere si chiama Nolo, perché io manco lo sapevo, e ho detto potrei fare una Biennolo, e da questo nome è partita l'idea. L'ho depositato alla Camera di Commercio ed era un'idea, fine, però intanto era tutelata. E poi conoscevo una persona qui e basta, che me ne ha presentato un'altra, e un giorno con questa persona io ho detto ma senti, ma ho un'idea dove si potrebbe fare questa cosa, e lui mi ha detto ti porto a vedere uno spazio, e siamo venuti qui, era chiuso, no, aperto clandestinamente, siamo entrati abusivamente, c'era un servizio fotografico là, mi ha detto possiamo dare un'occhiata, io quando ho visto questo posto ho detto è questo, è lui, ecco che entra in scena Rossana Ciocca e quindi Gianni Romano Art City Lab. Poi Rossana mi ha presentato Matteo Bergamini, che guardo scoperto abita a 70 metri nella mia via. Meraviglioso. Io sto una via piccina, no? Quasi privata, e in fondo sta lui, quindi tu allora sono cominciate le riunioni a casa mia. Io sono a casa grande perché l'ho presa grande perché volevo fare una cosa. Sì. Ed eccoci qui e siamo già a novembre, dicembre, con una domanda però, i soldi? Perché io l'idea ce l'avevo, Rossana mi ha detto, io ho guardato e ho detto non ci avevo pensato, cioè il sognatore non c'ha mai, e ha detto no, ci vogliono i soldi, allora io l'ho detto i soldi li trovo io, non ti preoccupare. Allora cosa ho fatto? Ho cominciato a chiamare gli amici, ascolta cosa hai comprato quest'anno, amici collezionisti, ma come, ti dico io un'opera cosa da comprare quest'anno, un artista straordinario, come si chiama? Eptacaidecafobia, chi è? E te lo spiego, e gli ho venduto il progetto così, e uno mi ha dato 500, uno 1000, uno 2000, poi ho chiamato gli imprenditori, i collezionisti, dico c'è da fare un lavoro qua, ci siete, tutto sulla fiducia, cioè io non avevo un nome di un artista, non avevo niente, loro ciò nonostante hanno creduto nel sogno, questo è bellissimo, tant'è vero che ieri sera li ho invitati tutti a cena, perché insomma, e ho tirato su quei soldini sufficienti per mettere insieme questo spazio costa, no? L'ufficio stampa costa, la vigilanza costa, il trasporto costa tutto, però grazie a queste persone siamo riusciti a farlo, questo per me è stata la più grande soddisfazione. Per suonare una ogni 8 minuti, però sono dislocate in tutto lo spazio, quindi si ha la certezza di questo accadimento, però non sai mai dove, è un momento morto.